benvenuti alla terza edizione del telegiornale sportivo di Argenta. Abbiamo fatto visita alla cestistica di Argenta per un servizio dedicato alla categoria esordienti. I servizi di Andrea Trevisani e Francesco Chiari. Allora, questo gruppo qua, il gruppo esordienti, sarebbe il primo anno che fanno i bambini dopo il mini basket e quindi è il primo, diciamo, il primo campionato, il primo abbozzo di attività agonistica. Quindi loro quest'anno hanno iniziato, hanno fatto un campionato esordienti, sono arrivati in provincia di Ferrara, diciamo che hanno fatto un buon lavoro, sono arrivati quarti nel loro girone. Da un punto di vista sportivo non ha molta importanza i risultati in sé, quanto riuscire ad aggregare dei gruppi di 15-16 ragazzi, come questo gruppo qua, in modo tale che possano lavorare e giocare per i prossimi 3 o 4 anni, anche da un punto di vista agonistico, ecco, perché il primo passo per l'agonismo è questo campionato qua. Vi presentiamo ora la squadra Under 14 femminile della Pallavolo Argenta, nel servizio di Francesco Chiari e Andrea Trevisani. Queste ragazze che vedete voi qui sono le Under 14, sono quasi tutti dei 94, partecipano al campionato Under 15, e quindi sono impegnate su due fronti, partendo dal presupposto che comunque ancora non siamo nell'ambito del campionato federale, inteso come categoria, seconda categoria, prima divisione, così, ma sono solo campionati di giovanili e quindi nell'ambito ancora dell'attività giovanile. Dunque il risultato nell'Under 14 è stato abbastanza buono perché siamo arrivati secondi nel nostro girone, anche se bisogna sottolineare il fatto che a questa età qui, più che considerare il risultato nella sua essenza finale, bisogna affinarlo più che altro alla crescita della giocatrice. Bisogna dire che le ragazze partecipano, sono numerose e sono assidue negli allenamenti. Presso la palestra Aquarium si tengono diversi corsi di ballo. Questo mese abbiamo documentato per voi il Modern Jazz, i servizi di Francesco Chiari e Andrea Trevisani. Quello che vedete adesso è una dimostrazione del corso di hip hop e modern jazz. Nello specifico quella che vedete alle mie spalle è una coreografia dello stile hip hop, uno stile nato negli Stati Uniti già da molti anni ma arrivato in Italia da poco ed ha subito riscontrato un grandissimo successo. La caratteristica principale dell'hip hop è che è uno stile molto energico e fatto di velocità, contrazioni e improvvisamente degli stop e quindi da tutto che si muove a tutto fermo. E quello che state vedendo adesso invece è una coreografia di stile modern jazz, uno stile più fluido, più armonico, solitamente caratterizzato da musiche rispetto all'hip hop più lente, quindi può risultare di più facile comprensione. Ecco a voi gli ultimi aggiornamenti sulla situazione dell'Argentana Calcio, il servizio di Francesco Chiari e Giacomo Bolognesi. Beh, male direi, dopo aver battuto il Gambettola, che eravamo praticamente salvi, abbiamo perso due partite che non si dovevano perdere, domenica abbiamo pareggiato una partita che dovevamo assolutamente vincere, avevamo la possibilità di vincere. Abbiamo fatto in modo di dover soffrire fino alla fine per evitare il play-out, che potevamo fare tranquillamente meglio queste ultime partite. Sì, il gruppo è sempre compatto, unito e fiducioso. Non sempre gli stessi, ormai ne abbiamo inseriti tantissimi, quindi che oltretutto la posizione di classifica non ci consente di dare, tra virgolette, un premio magari a qualcuno della Juniors che non è stato con noi. Però insomma domenica ha giocato di nuovo Toni, l'88 è portiere, quindi l'ennesimo giovane che ha giocato quest'anno, quindi più di tanto non si può fare. Questa era l'ultima notizia, non resta altro che salutarci e darvi appuntamento alla prossima edizione.